Numero 5. Grazie alla sua estrema versatilità d'utilizzo, potrai utilizzare questo nastro per riparare qualsiasi tipo di zanzariera scorrevole, a rotolo, a strappo, da esterno, avvolgibile e così via dicendo. È flessibile e allo stesso tempo resistente alle intemperie e ai balzi di temperatura. Per applicarlo occorre pulire e fai asciugare accuratamente l'area interessata. Utilizzare un asciugacapelli per riscaldare la colla. Tagliare il nastro nella misura appropriata. Rimuovere la pellicola trasparente di protezione. Applicare il nastro sull'area da riparare. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 4. Nastro per riparare le zanzariere resistente all'umidità, ignifugo, non deformabile, con buona tenuta e resistenza alla corrosione. È un adesivo forte con buona trasmittanza e traspirante. Fatto di tessuto in fibra di vetro, la sua applicazione è molto semplice e dopo il sole e le forti piogge funziona ancora. Per un migliore risultato va usato su entrambi i lati. È adatto per riparare lacerazioni e buchi. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. Realizzato in tessuto di fibra di vetro resistente con costruzione a rete. Ha buona trasmittanza ed è traspirante. È utile per riparare zanzariere lacerate. È robusto ma anche flessibile e non crea nessun problema quando la zanzariera viene riavvolta. Il natro è largo 5 cm ed è lungo 2 metri. Per l'applicazione, si consiglia di pulire prima bene la zanzariera, poi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare la colla, successivamente attaccare il nastro sulla superficie applicandolo nello stesso verso della trama della zanzariera. Se ti interessa questo articolo, trovi il link in descrizione. Numero 2. Nastro adesivo per riparare le zanzariere realizzato in tessuto di fibra di vetro di colore grigio. È facile da usare, non è necessario nessun attrezzo, basta tagliare e posizionare qualunque dimensione si desideri per riparare lacerazioni e buchi nella tua zanzariera. Per l'applicazione pulisci prima la zanzariera con un panno asciutto, quindi utilizza un asciugacapelli per riscaldare la colla, successivamente attacca il nastro. È perfetto e quasi invisibile se applicato nel senso della trama della zanzariera. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 1. Questo nastro per la riparazione delle zanzariere è realizzato in tessuto di fibra di vetro di tipo a tre strati. Di colore grigio, ha una costruzione a maglia pesante con ottima tenuta, è molto resistente, ha una buona trasmissione ed è traspirante. Robusto ma anche flessibile, quindi non crea alcun problema quando viene riavvolta la zanzariera. Resiste sia alle alte che alle basse temperature. Si raccomanda di applicare il nastro a temperature superiori a 10 gradi centigradi. Trovi il link Amazon di questo prodotto in basso nella descrizione.